Qui a Radio Vostok, questa giornata speciale, l'ultima giornata della nostra festa, che è durata 3 giorni. Con me in radio ho il piacere di avere 3 bellissime compagne, 3 grandi militanti italiane, che da anni lottano per la Palestina. Più o meno italiane, qui mi dice la regia, infatti. Ok, qui in Italia comunque lottano per la Palestina. Ok, come vi chiamate? Io sono Cinzia di Napoli e sono un'attivista del coordinamento romano Acqua Pubblica e niente, milito da 5 anni circa, dal referendum in poi, per il Movimento per l'Acqua, perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore perché l'acqua è un bene vitale. E stiamo lottando come Movimento per l'Acqua, oltre per l'applicazione del referendum, che è ancora inapplicato, per l'introduzione del minimo vitale all'interno della legge che si spera, insomma, venga poi applicata. Grazie Cinzia. Allora, questa, ecco qua, una bellissima militante, non italiana, ma invece come si chiama e da dove viene? Io mi chiamo Stephanie Westbrook, sono statunitense ma vivo in Italia da una vita e sono attivista nel movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzione contro Israele, una campagna lanciata dalla società civile palestinese per esercitare pressione su Israele per farlo rispettare i diritti dei palestinesi. È una campagna che va abbastanza bene, guadagna sempre più consensi, un ampio trasversale sostegno dai gruppi dal basso, ai sindacati, alle chiese e sta facendo veramente paura a Israele. Israele ha appena stanziato 100, scusate, 20 milioni di euro per combattere contro questo movimento dal basso, quindi si capisce che qualche effetto sta avendo. Cifre esorbitanti, un terrore enorme. E per ultima, non in ultimo. Eccomi qua, io mi chiamo Patrizia Cecconi, sono di Roma e milito per i diritti umani in genere, per la Palestina in particolare da tanti anni, anche perché ho tanti anni. E la Palestina la considero un po' come il paradigma dell'ingiustizia legalizzata e questo è il motivo per cui la metto al primo posto tra le altre battaglie, che comunque sono tutte molto collegate tra loro. E in questo periodo presiedo un'associazione di nuova costituzione il cui nome è Oltre il Mare. Questo Oltre il Mare è stato scelto proprio perché ci interessa questo allargare il nostro discorso oltre il mare, ma avendo il focus sulla Palestina, ma non soltanto, ma poi anche perché ci richiamava un po' una frase di una figura molto cara a tutti noi, cioè quella di Vittorio Arrigoni, quando Vittorio disse di questo Mediterraneo che al tempo stesso ci separa e ci unisce. Ecco, il mare è in realtà, e lo vediamo anche ora con la situazione dei migranti, ora in modo particolare, non soltanto ora, è questo elemento che separa e unisce, vorremmo unisse, molto spesso invece separa. Siamo come associazione vicini a tutte le realtà che lottano per i nostri stessi obiettivi e quindi ci poniamo in collaborazione con tutti. Precedentemente militavo negli Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese, per diversi anni sono stata presidente, ora ho soltanto la carica che si dà per gentilezza di presidente onorario, nel senso che il terzo mandato mi sembrava un po' troppo e ho optato di passare la mano alla scadenza del secondo. Oltre il mare, diciamo che ha un respiro un pochino più ampio perché non si ferma alla Palestina. Vi ringrazio e ho sentito quindi, spero che i nostri radioascoltatori abbiano distintamente percepito che Cinzia di Napoli fa parte del movimento Forum Acqua, Stephanie Westbrook della campagna BDS e Patrizia Cecconi dell'associazione Oltre il Mare. Adesso vi chiederei anche per chi ci sta ascoltando in questo momento se potete dare qualche recapito o l'indirizzo di qualche sito per poter seguire e essere sempre aggiornati su, le azioni che di volta in volta proponete e portate avanti,
con la vostra associazione e associazione con il vostro movimento. E il coordinamento Romano Acqua Pubblica è presente con una pagina su Facebook che si chiama Cord Romano Acqua Pubblica e con un blog dove insomma pubblichiamo le nostre attività, i nostri comunicati stampa, tutte le nostre attività insomma che svolgiamo a Roma, nella provincia di Roma, che si chiama crapproma.blogspot.it. Grazie Cinzia. Sì, il movimento BDS in Italia, è, il sito è bdsitalia.org, siamo presenti anche su Facebook e Twitter, sempre BDS Italia, e sul nostro sito poi ci sono riferimenti per chi legge l'inglese, anche dei siti dei comitati palestinesi che guidano questo movimento a livello internazionale. Pubblichiamo sia quello che facciamo in Italia, sia quello che succede nel mondo in questo movimento. Per quello che riguarda Oltre il Mare, siamo presenti con una pagina Facebook, associazione, e mi raccomando associazione, perché se mettete soltanto Oltre il Mare vi escono fuori offerte di gite in barca a vela o pinne e così via, quindi associazione Oltre il Mare. Abbiamo un sito che al momento è fermo, quindi potete andarlo a visitare, ma lo trovate fermo, e il sito è appunto www.associazioneoltreilmare.com. Perché Orga era già preso. grazie a voi che siete qui, ci avete dato il tempo e la possibilità mostrare, di far ascoltare, forse più che mostrare, siccome siamo in diretta radiofonica, di streaming radiofonico, ciò che, di cui si interessano i vostri movimenti, le vostre campagne, la vostra associazione. Ringrazio i nostri radioascoltatori e buona resistenza a tutti.